E se ci fosse un metodo migliore per imparare ad imparare, per studiare, per memorizzare? Te lo dico, memore di quel che ho vissuto io 29 anni fa ormai, perché al primo anno di università, di fronte a un sacco di tomoni di libri, un sacco di libri, questo è un esempio, in realtà questo è il libro che ho scritto io, ma abbiamo spesso un sacco di libri da dover memorizzare, cosa succedeva? Io mi ero persa perché perdevo troppo tempo, leggevo, comprendevo ciò che avevo letto, ma per tenere in testa così tante nozioni dovevo ripeterle, ripeterle, ripeterle. Che ci sta finché sei alle superiori hai poche cose, però a che prezzo? È come dire che se ho tutto il giorno di tempo posso fare 20 km al giorno a piedi, ma quando ho poco tempo devo avere dei mezzi alternativi che mi aiutino, anche perché il metodo ad oggi più inefficace la ripetizione. E senti che mi gracchia anche la voce perché pensare alle persone che ancora oggi ripetono, ripetono per riuscire a ricordare mi fa davvero male. Sai quali sono i limiti della ripetizione? Te li condivido subito perché per me è importante farti comprendere questa cosa. Ecco qua, te lo condivido immediatamente. Quali sono i limiti della ripetizione? La noia. Altro limite della ripetizione cos'è? Lo spreco di tempo e il ricordo nel breve periodo, perché dopo poco si dimentica quasi tutto. Periodo. Invece, sai che esistono delle tecniche e delle strategie di apprendimento rapido che ti consentono di essere più consapevole, più efficiente, più efficace. Pensa che bello poter entrare nel profondo del testo, comprenderlo nel profondo e poi avere una strategia che ti consenta di mantenere il ricordo nel tempo, di memorizzare una volta sola senza doverlo ripetere, ripetere. Questo ti aiuta in più fronti. Primo, ti rende molto più fluida la materia o quello che stai imparando. Secondo, ti aiuta anche a memorizzare le cose che vengono dopo, perché io se ho consapevolezza di quello che ho fatto prima, riesco anche più a integrare le cose. Terzo, ti dà quella sensazione di dire non sto buttando via il mio tempo, perché spesso nella memorizzazione classica, dopo l'esame, l'interrogazione, il concorso, tanti concetti vengono buttati via, non ha senso. Ecco perché ti invito proprio a scoprirne di più e ad approcciarti a chi lo fa con passione, con il cuore, con amore e da chi tiene i corsi da 28 anni a questa parte. Ti aspetto. Ciao, ciao, ciao.